Olá a todas, olá a todos, estamos ao vivo, sim? É, com muito prazer que eu, Tiziano Lacerda, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é, com muito prazer que eu abro aqui novamente o nosso terceiro dia é, de, do nosso quinto seminário Rétor. Uh, hoje, dia 28 de outubro, né? estamos agora 10 e cinco da manhã, uh, e para esse terceiro dia, como está na, conforme a programação, eu convidei o professor Roberto Nicolai, da Universidade Sapienza de Roma, Università degli Studi di de Roma, não? La Sapienza, e. É especialmente um prazer muito grande tê-lo aqui porque ele foi uh, meu orientador, meu tutor na Itália quando eu fiz parte do meu doutorado um, um estágio sanduíche e isso entre 2014 e 2015 e como a, a, sobretudo pelo tema dos discursos epidídicos, né, desse tema desse quinto seminário é uma é um tema que certamente ele domina muito bem e pode contribuir muito com o nosso debate. É, eu já faço aqui uma, uma breve leitura. É, e, é, prima de tudo, professor, eu devo fazer só uma piccola leitura de, la, de uma presentazione tua, ok? É, Roberto Nicolai estudou na Universidade de Roma La Sapienza. Ele se formou em 1983, uh, com especialização na Escola Especial de Arquivistas e Bibliotecários em 1986, como conservador de manuscritos. Defendeu seu doutorado em 1990. Entre 1994 e 1995, foi professor adjunto de, de História da Língua Grega na Universidade de Cassino. De 95 a 98, foi pesquisador do Departamento de Filologia Grega e Latina da Universidade de Roma, La Sapienza. Entre 98 e 2001, foi professor associado de literatura grega na Universidade de Sassari, e a partir de novembro de 2001 tornou-se professor titular de uh, literatura grega na mesma universidade. Desde novembro de 2006, é professor de literatura grega, aí sim, finalmente, né, na Faculdade de Letras da Universidade de Roma, La Sapienza. É, de dezembro de 2008 a outubro de 2010, foi diretor da Faculdade de Letras, também de Sapienza, claro. Né? Ele é autor de inúmeras contribuições sobre a literatura histórica e geografia grega. Em 1992 publicou a historiografia na educação antiga e em 98 editou uma tradução italiana de Políbio. Em 2004 publicou os uh, estudos sobre Sócrates, motivo pelo qual eu fui estudá-lo, estudar com ele. Uh, ele colaborou com a literatura grega de Luigi Enrico Rossi e foi membro do corpo editorial científico da Enciclopédia Horaciana, é diretor dos seminários romanos de cultura grega e membro do comitê científico das revistas Historiografia e Histos. É, professor Nikolai, é, ancora na volta, um grande piacere averlo qui con noi. É, sia sempre come voi é, stai qui come come se fosse personalmente. È un grande piacere la parola la parola è tua un grande piacere sentirti grazie tiziano io ti sono molto grato per questo invito eh, perché in tempi così difficili avere la possibilità di parlare degli argomenti che ci interessano anche a distanza è un modo per eh, guarire da questa epidemia che sta Uh, colpendo tutto il mondo eh, mi fa molto piacere rivederti sia pure attraverso lo schermo e eh, spero che ci sia presto la possibilità di incontrarci di persona magari con altri amici interessati alle nostre materie dunque eh, il tema che ho scelto oggi eh, è eh, l'epitafio di pericle è un tema complesso e partirò da alcune considerazioni sul modo in cui gli ateniesi del V secolo a.C. imparavano la storia. Cercherò di seguire il più possibile il testo che viene proiettato in modo tale che ehm, anche per chi non è di lingua italiana sia possibile seguire il discorso. In una società come quella ateniese del V secolo a.C., in cui mancava un insegnamento sistematico della storia, per non parlare degli aspetti giuridici e di teoria politica, il ruolo dei politici, Retores, era fondamentale. I politici educavano i cittadini. Una formulazione che oggi suona surreale, pensando alla nostra classe politica, mi riferisco in primo luogo all'Italia. Ma appunto non voglio infierire su persone già provate da politici inadeguati, quando non corrotti. Siamo tutti purtroppo eh, esperti di una politica che non è più quella del tempo di Pericle. Ecco. Eh, due sono i generi attraverso cui i Retores educavano i cittadini e insegnavano la storia della loro città. Le orazioni deliberative pronunciate di fronte all'assemblea e i discorsi epidittici, in particolare i logoi epitafioi, uno dei quali è appunto l'epitafio di Pericle e di cui parlerò oggi. Occorre precisare che la storia trasmessa attraverso l'oratoria non è la storia intesa in senso moderno, come ricostruzione scientifica dei fatti passati. E nemmeno la storia intesa in senso antico, come ricostruzione veritiera e paradigmatica, esemplare, con varie funzioni. Non entro nel problema enorme delle varie concezioni della verità storica nel mondo antico e in quello moderno, sarebbe il tema di un altro seminario, o forse di un intero ciclo di seminari. Quella dei Logoi Epitafioi è una storia intenzionale, intentional history, per usare l'utile categoria di Hans Joachim Gerke, è una storia volta a costruire e a consolidare l'identità di un popolo e a darne una rappresentazione. Per ottenere questo scopo, gli oratori si servono anche di paradigmi, rievocando vicende del passato, dal più remoto al più prossimo, tutte piegate allo scopo di esaltare i valori della comunità a cui si rivolgono. La storia che emerge dalle orazioni dei politici ateniesi è stata esaminata e vagliata. Sono stati rilevati errori, omissioni, talvolta deliberate distorsioni. Su questo punto rinvio all'utile studio in Uo e a due miei lavori del 2007. Questo non sorprende appunto perché si tratta di una storia intenzionale, volta a creare sentimenti e memorie comuni negli ateniesi. Ci si può chiedere se questo valga anche in altri ambiti, in particolare nel campo delle istituzioni politiche, come emergono dalle orazioni dei retores ateniesi. E credo che anche in questo caso la risposta non possa che essere affermativa. Le istituzioni ateniesi sono presentate in una luce interamente positiva, senza mettere risalti i punti critici che emergono, ad esempio, dalla storiografia. E da un testo come la Atenaion Politeia, pseudo Xenofontea. E veniamo al logos epitafios, all'epitafio di Pericle, che io affronterò, o per meglio dire sfiorerò oggi, perché ogni parola di questo testo è stata vagliata e soppesata, e un'analisi che volesse essere completa richiederebbe moltissimo tempo: l'epitafio è il più celebre discorso dell'intera storiografia greca. Al quale non ho mai dedicato un lavoro specifico, pur essendo oggetto delle mie ricerche da oltre trent'anni. Ho sempre avuto un certo ritegno ad accostarmi a questo testo straordinario, quasi che scrivere dell'epitafio di Pericle equivalesse a banalizzarlo, a ridurre la sua ricchezza in formulazioni nostre e moderne, che non possono render conto della stratificazione dei messaggi del testo originale. Per questo motivo ho parlato in varie occasioni, in vari seminari dell'Epitapio di Pericle, senza mai arrivare a fissare per iscritto il mio pensiero su questo testo, forse inconsciamente pensando che il tramite orale non cristallizzasse le mie opinioni in formulazioni definitive, ma le lasciasse allo stato di riflessioni, per loro natura provvisorie e perfettibili, come quelle. Appunto, come sono quelle che oggi propongo. L'epitafio che Tucidide fa pronunciare a Pericle è incentrato sulle istituzioni e sullo stile di vita degli ateniesi, visti come i presupposti della loro potenza. Gli erga di Atene sono accennati in 236 e subito abbandonati con una preterizione che apre la strada alla proposizio dei temi del discorso. Anzitutto, una considerazione sul genere. Il discorso è abitualmente citato come epitafio di Pericle, ma del fatto che sia un logos epitafios ci si dimentica abbastanza presto, abbagliati dalla ricchezza del suo contenuto politico. La sezione che viene maggiormente valorizzata è quella centrale, dedicata alla politeia e ai tropoi degli ateniesi, mentre in genere ci si sofferma meno sulla sezione finale. Dedicata all'Epainos, all'elogio dei caduti e alla consolazione dei familiari supersti, che tocca, sia pure in modo originale, alcuni temi tradizionali del Logos Epitaphios. Quello Tucidideo è uno dei cinque esempi conservati di Logos Epitaphios. Oltre, appunto a Tucidide, c'è il secondo discorso di Lisia, eh, l'Epitafio contenuto nel menessero di Platone. Il discorso numero 60 del corpus di Demostene e l'epitafio di Iperide. A questi testi vanno aggiunti frammenti dell'epitafio di Gorgia. Se andiamo ad analizzare questo piccolo corpus, ci troviamo di fronte a una situazione molto complessa. L'epitafio Tucidideo è infatti contenuto all'interno di un'opera storica. E quello del Menesseno all'interno di un logos socraticos, di un dialogo socratico. Si tratta quindi di discorsi che sono stati composti rispettivamente da Tucidide e da Platone e che, nella forma in cui li leggiamo, non sono mai stati pronunciati di fronte agli ateniesi riuniti per la cerimonia funebre. L'Epitafio di Lisia per i caduti nella guerra di Corinto, a parte i problemi di autenticità che pone, per cui rimando al classico studio di Dover del 1968, ha uno statuto incerto. Il dubbio riguarda la possibilità che sia stato pronunciato da Lisia, che era un meteco, non era un cittadino ateniese. È stata avanzata l'ipotesi che fosse un discorso esemplare, un modello di Epitafio. Problemi di autenticità. Investono anche gli epitafi di Demostene e di Peride, e c'è uno studio di Luciano Canfora del 2011 a questo proposito, sospettati di essere esercitazioni retoriche. L'epitafio di Gorgia, conservato in forma frammentaria, pone problemi simili a quelli dell'epitafio di Lisia. Anche Gorgia non era ateniese, era un retore siciliano di Lentini. E questo genera dubbi sulla natura del discorso, se c'è cioè sia un modello retorico. In definitiva è verosimile che nessuno dei discorsi che leggiamo sia stato pronunciato di fronte a un pubblico ateniese o che sia stato pronunciato nella forma in cui noi lo abbiamo. Resta ovviamente la possibilità che alcuni degli epitafi conservati, in particolare quello di Lisia, Siano stati pronunciati per poi essere usati come modelli, ma questo è un destino comune a moltissime orazioni che abbiamo, non solo ehm, agli Epitafi. Il paradosso risiede nel fatto che è abbastanza verosimile, che non abbiamo nessun Logos Epitafios vero, tra virgolette, ma cinque, per così dire, simulacri di logogli epitafioi, che ne riproducono mimeticamente le forme ma che svolgevano funzioni diverse da quelle del discorso vero. Eh, questo vale sia per i modelli di orazione, sia per le esercitazioni retoriche, sia infine, a maggior ragione, per i discorsi contenuti all'interno di opere di genere diverso, come quelle di Tucilide e di Platone, che creano intorno ai discorsi degli spesi filtri che ne condizionano l'interpretazione. Viceversa, sappiamo con certezza che furono pronunciate decine, centinaia, molte decine di, logo di Epitafio, che verosimilmente contenevano concetti ed esempla ricorrenti. Che vi fosse un modello utilizzato, cito il lavoro di Enrico Medda, che parlando delle somiglianze tra l'epitafio di Lisia e il panegirico di Socrate, dice non va dimenticato che molti epitafi furono scritti e pronunciati realmente e che pertanto dobbiamo essere molto prudenti non essendo possibile escludere la presenza di un modello comune. Un indizio a favore di un modello tradizionale si potrebbe trarre da un passo della retorica di Aristotele 1411 a 30-33 che cita un epitafio senza attribuzioni di autore, Forse un epitafio tradizionale, magari nella forma in cui era arrivato ad Aristotele? Lo stesso motivo: la Grecia dovrebbe tagliarsi i capelli di fronte alla tomba dei caduti di Salamina, tagliarsi i capelli era segno di lutto, perché con la loro virtù è stata sepolta anche la libertà, si ritrova pressoché con le stesse parole nell'epitafio di Lisia 260, riferito alla battaglia di Egospotami e non a quella di Salamina. Dove appare poco perspicuo e non del tutto appropriato. A Salamina la libertà della Grecia era stata preservata proprio grazie al coraggio dei greci e degli ateniesi in particolare. Era forse un motivo tradizionale la prosopopea per cui la Grecia personificata veniva mostrata nell'atto di piangere i caduti, considerati gli ultimi difensori della libertà? La cerimonia in cui si inserisce il Logos Epitaphios è descritta con accuratezza da Tucidide 2:34. Un capitolo in genere piuttosto trascurato, a eccezione ovviamente di chi ha lavorato specificamente sul genere del Logos Epitaphios e in particolare sulle sue funzioni politiche e sociali. E mi riferisco al libro di Nicole Loraux, L'invenzione d'Athènes del 1993. Un punto che vorrei sottolineare è che la solenne cerimonia ateniese, la cui origine risale forse agli anni precedenti alle guerre persiane, traduce in elogio collettivo dei caduti elementi rituali e topoi che in precedenza erano applicati a singoli defunti di ceto aristocratico. I valori aristocratici, esaltati in età arcaica per singoli defunti illustri, nel V secolo vengono attribuiti agli anonimi caduti in guerra nell'ultimo anno. Sotto il profilo della continuità della prassi funeraria, si può notare che nei vasi del periodo tardo arcaico si trovano elementi che rinviano ai funerali celebrati nell'Epos. Mi riferisco in particolare eh, al vaso del Dipilon, museo. Archeologico nazionale di Atene e a due vasi, uno conservato a Madrid e uno al Louvre di Parigi. Eh, io penso alle esequie di Patroclo nel 23 delle Idiade. Scusate, qui c'è una cifra sbagliata, e a quelle di Ettore nel 24 la presenza. Nei vasi di carri da guerra, certamente non più in uso, è la spia del fatto che quelle scene rappresentano sepolture eroiche, modelli archetipici della sepoltura a cui i vasi erano destinati. Insomma, un rituale omerico, destinato a esaltare defunti aristocratici, come quello celebrato nei vasi di età arcaica, diventa il modello di un rituale democratico in cui i nomi stessi dei caduti perdono di importanza rispetto al ruolo di cittadini e di difensori della libertà. E veniamo più specificamente all'epitafio di Pericle. Il Pericle di Tucidide e il suo epitafio sono diventati l'archetipo delle democrazie moderne, ma anche in questo caso i moderni non hanno tenuto conto delle caratteristiche del discorso, composto da Tucidide sulla base di formulazioni periclee. Forse proposte in occasioni diverse, con lo scopo di offrire la propria visione, cioè quella vera per Tucidide, del pensiero di Pericle. Domenico Musti propone una formulazione molto cauta allo scopo di salvare il contenuto pericleo del discorso. È una lettura storica fatta da uno scrittore che, in primo luogo, garantisce l'autenticità dell'idea centrale. Le specifiche parole sono cioè quelle. Tucidide lo dice in maniera contorta, con stile sofistico ma sufficientemente chiaro, che quel determinato personaggio in quella determinata occasione avrebbe potuto pronunciare. È evidente il riferimento al passo programmatico, Tucidide 22.1. Per rafforzare questa impostazione, Musti propone un ragionamento ipotetico. Se Tucidide si fosse limitato a prestare la sua abilità retorica, probabilmente avrebbe seguito linee convenzionali. Ora che Tucidio l'abbia ascoltato di persona o ne abbia solo sentito parlare, il discorso doveva essere rimasto memorabile per la sua fondamentale ricerca di originalità e per la sua sostanza storico-politica. Fine della citazione di Musti. L'argomento è affascinante, ma non probante e si presta ad essere facilmente rovesciato. Tucidide potrebbe aver sfruttato l'occasione per riassumere il pensiero politico di Pericle che magari aveva trovato effettivamente spazio in un epitafio accanto a temi più convenzionali, ma che sarà stato esposto anche in altre occasioni. La tecnica di fondere in un discorso temi e argomentazioni proposti in più occasioni è stata da tempo riconosciuta nell'opera di Tucidide. Eh, il punto è evidentemente decisivo se Musti vi ritorna alla fine del paragrafo su pubblico e privato. Naturalmente sto parlando del suo libro Democratia, Democratia origini di un'idea, che ho qui davanti a me. Cito Musti di nuovo. Sulla veridicità profonda dell'Epitafio, messo da Tucidide sulle labbra di Pericle, si registrano ormai consensi sempre più larghi. Le formulazioni possono essere talora prudenziali, ma la prudenza giunge dopo una serie di constatazioni e di valorizzazioni della ricchezza di indicazioni che il discorso contiene. Si avverte allora nella prudenza solo un ultimo tratto difensivo di chi trova storicamente del tutto plausibili i contenuti di quel discorso, anche su temi come quello del privato, del personale, dell'individuale, che oggi hanno un ruolo così grande. Nel quadro della rinnovata riflessione politica sulle idee, le forme, gli istituti della democrazia. Il nodo, naturalmente, è definire che cosa intendiamo per storia e per veridicità storica. Sono convinto del fatto che prima di servirci di Tucidide e più in generale degli storici antichi per ricostruire le vicende del passato, in questo caso del V secolo a.C. E le idee di un personaggio, Pericle in questo caso, sia necessario comprendere a fondo il metodo di lavoro dello storico per evitare un'indebita confusione tra il pensiero di Pericle e la ricostruzione storica che ne fa Tucilide. Il discorso che leggiamo è Pericle filtrato da Tucilide e bisogna nel leggerlo mettersi in un'ottica simile, anche se non identica, a quella con cui leggiamo i dialoghi di Platone. Con Socrate filtrato da Platone. Se anche per Pericle avessimo due diverse fonti e due diversi, molto diversi tra loro testimoni, come sono Platone e Senofonte per Socrate, potremmo avere delle sorprese. È quasi superfluo sottolineare la differenza di genere letterario fra Tucidide e Platone, con la storiografia di Tucidide che apertamente dichiara la sua efficacia paradigmatica e perideutica. In relazione all'attendibilità della ricostruzione storica. Ma sarebbe un errore intendere tale attendibilità nei termini positivistici di verità fattuale. La verità a cui aspira Tucidide è una verità dell'interpretazione, alla ricerca delle cause profonde dei fatti. Peraltro, Tucidide deve introdurre dei segnali che facciano identificare il discorso come un logos epitafios. E di conseguenza non può omettere il riferimento, ad esempio, al tema dell'autotonia e a quello delle imprese del passato, ma ne parla in passante, enfatizzando invece il valore delle imprese recenti. Se non possedessimo logo, gli epitafioi verosimilmente più vicini a quelli che venivano eh, regolarmente pronunciati ogni anno, tali sono. Ovviamente quelli di Lisia e di Demostene, sempre che sia autentico, forse un po' meno quelli di Gorgia e di Peride, che si concentra sulla figura delle ostene, dovremmo comunque desumere l'importanza che avevano il tema dell'autoctonia e quello delle imprese passate, proprio dal fatto che Tucidine non può fare a meno di compiere un pur fugace riferimento a tali tematiche. Tucidine mette in scena Pericle. Senza metterlo a confronto con altri oratori, cosa che fa per esempio con Cleone Diodoto nel terzo libro e con Nice e Alcibiade nel sesto. Ma questo non significa che Tucidide aderisse integralmente alla propaganda Periclea, né che il Pericle di Tucidide sia una rappresentazione integralmente fedele. La presenza di singole formulazioni famose di Pericle, che certamente Tucidide ha inserito nei, ha inserito nei discorsi, serviva agli ascoltatori per riconoscerlo, è un segnale di adesione alle parole pronunciate. Ad esempio, posso ipotizzare che gli ateniesi erastai della propria città sia una formulazione periclea, gli ateniesi amanti di Atene, e che si era impressa nella mente degli ascoltatori. Partiamo dal primo livello di, di manipolazione, perché vi sono appunto più livelli di manipolazione. In questo discorso. Il primo eh, consiste nel fatto che ogni discorso politico volto a convincere e a ottenere consenso contiene delle manipolazioni più o meno evidenti. Non fa eccezione l'Epitafio di Pericle, che ovvia riassume ovviamente, nella visione di Tucidio, una parte della propaganda periclea, comprese evidenti forzature. E, eh, partiamo dal primo testo. Quello relativo all'autoctonia degli ateniesi, che è un motivo presente in tutte le laudes atenarum. Leggo la traduzione eh, italiana, poiché nel susseguirsi delle generazioni essi ci hanno sempre trasmesso, grazie al loro valore, una terra fino ai nostri giorni libera e abitata sempre dalla stessa gente. Oi autoi, aiei ei, oi kuntes, dice il greco. Il testo si, questo testo si può confrontare con un passo dell'arcaiologia, primo libro di Tucidide. Eh, L'attica invece l'abitò sempre la stessa gente, proprio perché da più gran tempo che altre regioni fu esente da tali conflitti, in virtù della scarsa festi, fertilità della terra ocun oi autoi aiei. Le traduzioni sono quelle eh, dell'epitafio, sono quelle del eh, Tucidide curato da Luciano Canfora e a cui hanno lavorato vari traduttori. L'autoctonia fa parte di quello stock di motivi che erano tradizionali e immancabili nei logo epitafio. Il discorso sull'autoctonia è in realtà assai complesso. Perché per Atene e non solo per Atene, va analizzato da due diversi punti di vista complementari tra loro. Autoctonia, in quanto nascita dalla terra, mito di Erittonio eretteo, da confrontarsi con quello degli Sparti tebani nati dalla terra anche loro. E secondo punto di vista, è l'autoctonia intesa nel senso per cui il popolo ateniese. Avrebbe vissuto da sempre in una stessa area senza mai spostarsi. Quale delle due forme di autoctonia, per semplificare quella religiosa, la nascita dalla terra, e quella laica, per così dire, sia nata per prima, è oggetto di discussione. Ehm... Nell'Erettio di Euripide, peraltro, si segue la prima versione in riferimento ad Erettio nato dalla terra. E sprofondato nella terra dopo la morte. Ma sua moglie, Prassitea, nel discorso da lei pronunciato, cito nella edizione di Maurizio Sonnino dell'Erettio, insiste sull'idea secolare, è il frammento 16, di autoctonia, idea laica, per così dire. Che l'idea dell'autoctonia degli ateniesi corrispondesse a verità è ovviamente tutto da dimostrare. Basti pensare alle discussioni antiche sui pelasgi. Antichi abitatori dell'Attica e non solo dell'Attica. Gli erga, le imprese di Atene, sono invece oggetto di una preterizione. I nostri lontani progenitori, si riferisce ai progonoi nominati prima, sono degni di lode, ma ancor di più lo sono i nostri padri, o i pateres e semon, che, in aggiunta a quello che avevano ricevuto, acquisirono l'intero impero su cui esercitiamo il nostro dominio e penarono per trasmettere anche questo a noi ateniesi di oggi. Ma la massima espansione dell'impero la si deve a noi, che oggi siamo ancora nel pieno della nostra età matura, autoie mei soide o inunne malista in tecateste cuglieli lichia. E siamo stati noi a provvedere il verbo parascheuazo, la città di tutto, rendendolo autosufficienze sia in caso di guerra che in periodo di pace. Ma io tralascerò la preterizione, le imprese di guerra dei padri e nostri, grazie alle quali il nostro impero si è gradatamente esteso, o le operazioni difensive che hanno visto impegnati noi o i nostri padri nel respingere gli attacchi portati dai nemici barbari o greci. Non voglio fare lunghi discorsi di fronte a chi queste cose le sa già, appunto, la preterizio, la preterizione. Termini di confronto, naturalmente, è l'esordio di Tucidide, soprattutto le parole in cui si dice «Cai elpisas megan tesestai, cai axiologoton ton progenemenon», eh, immaginando che sarebbe stata grande la più memorabile la guerra del, contro i Peloponnesiaci rispetto a tutte le precedenti, e poi il riferimento alla «Kinesis garaute megiste Fu il più grande sconvolgimento prodottosi nel mondo greco. Dal confronto con gli altri epitafi eh, emerge che si trattava di un aspetto regolarmente presente, quello degli erga degli ateniesi, le imprese degli ateniesi, importante per la costruzione di una memoria storica condivisa. Tucidide, invece, si concentra sulle istituzioni della città e sui rapporti sociali tra gli ateniesi. È un modo appunto per concentrarsi sul presente, lasciando gli erga antichi nella remota antichità dei progonoi ed esaltando gli erga recenti, pur senza nominarli ovviamente, considerati anche maggiori delle gesta dei re di Atene, di un teseo per esempio. Il fatto che gli erga non siano oggetto di racconto, da un lato li esalta, come se non vi fosse alcun bisogno di rammentarli, per la loro notorietà e grandezza dall'altro li pone in subordine rispetto a quella che è identificata come la vera causa della potenza di Atene, le sue istituzioni, nel senso più ampio del termine. Il Pericle di Tucidide si comporta in questo discorso come lo storico che indaga alla ricerca delle cause profonde dei fatti. Tucidide sembra far pronunciare a Pericle l'elogio della propria opera dichiarando la superiorità degli erga ateniesi rispetto alle gesta cantate da Omero. Eh, leggo anche questo in traduzione, grandi sono i segni della sua potenza di Atene, non certo priva di attestazioni, che noi abbiamo affidato alla memoria dei contemporanei, all'ammirazione dei contemporanei e di quelli che verranno. E non abbiamo bisogno di alcun omero che canti la nostra gloria, né di chi con le sue parole procurerà un diletto immediato, dando però un'interpretazione dei fatti che non potrà reggere quando la verità si affermerà eh, l'oggetto dell'opera di Tucidide, appunto la guerra del Peloponneso, che noi abbiamo affidato all'ammirazione dei contemporanei, sembra, un'affermazione che può andare bene anche per l'opera di Tuciglia. Con la nostra audacia abbiamo costretto il mare e la terra interi ad aprirci le loro vie e ovunque vi abbiamo, innalz abbiamo innalzato le nostre imprese, siano state esse sfortunate o coronate da successo, monumenti che non periranno. Il riferimento ai poeti e eh, agli scrittori che erano interessati a, a dilettare, a, a, a scrivere mh, narrazioni piacevoli per gli ascoltatori, si ritrova in Tucidide 121.1, e eh, dove Tucidide afferma: Non di meno, non sbaglierebbe chi, alla luce degli indizi che ho detto, ritenesse che gli eventi da me rievocati fossero all'incirca della grandezza che ho detto. E non come li cantarono i poteti, che li abbellirono ingigantendoli, né come eh, li narrarono i logografi, i quali avevano di mira il diletto degli ascoltatori piuttosto che la verità. E poi, qui eh, ometto il seguito, e il passo è molto famoso, ma anche interessante eh, il confronto con la celiberrima definizione di 1.22.4, eh, dove Tucidide. Definisce appunto la sua opera come un octema es aiei, ciò che ho composto è un'acquisizione perenne, non un pezzo di bravura mirante al successo immediato. Cioè, eh, Tucidide, eh, in una sezione programmatica, quindi d'autore, da eh, fa delle affermazioni molto simili a quelle che fa fare a Pericle. E questo mi sembra un punto interessante. Inoltre, per la Leteia e per le Gesta di Atene, eh, si deve confrontare anche un altro passo dell'epitafio: e che queste siano non pompose parole di circostanza, ma verità di fatto, lo prova proprio la potenza della città che abbiamo raggiunto grazie a queste qualità. Ritorna il tema dell'arcaiologia, la superiorità della guerra del Peloponneso, e non è casuale la preterizione delle guerre combattute da Atene, il testo che ho citato prima. I riferimenti incrociati tra Proemio ed, Epita ed Epitafio dimostrano che la trama ideologica del discorso è pienamente tucididea. Su questo punto ritornerò. Se l'Epitafio è propaganda politica periclea filtrata da Tucidide, Dobbiamo aver grande cautela nell'interpretarla. Questo vale sia per la pretesa di aver inventato la democrazia perfetta, la forma di governo migliore possibile, sia per la costruzione della storia ateniese nell'Epitafio di Pericle. Pur mancando le imprese di Atene, l'Epitafio contiene una tripartizione della storia di Atene: i progonoi, gli antenati, i Patere Semon, i padri, e noi stessi volta a esaltare il ruolo della generazione presente nella costruzione del dominio di Atene. Continuando l'analisi dei motivi della propaganda ateniese per i clani e l'epitafio, incontriamo l'esaltazione dei rapporti sociali, improntati a tolleranza e comprensione. La nostra, tuttavia, è una vita libera e non soltanto per quanto attiene i rapporti con lo Stato. Qui non sono d'accordo con il traduttore perché la parola Stato è moderna, ma insomma ma anche relativamente ai rapporti quotidiani, di solito improntati a reciproco sospetto. Nessuno si scandalizza se un altro si comporta come meglio gli aggrada e non per questo lo guarda storto, cosa innocua di per sé, ma che pure non manca di causare pena. Questo è un punto particolarmente delicato, visto che le altre testimonianze, per esempio le vespe di Aristofane, eh, da altre testimonianze, gli ateniesi appaiono impegnati in una continua e sfiancante attività processuale. Analogamente, l'affermazione la celebre sulla misura ne nell'amore per il bello e per il sapere: amiamo il bello, ma non lo sfarzo, e coltiviamo i piaceri intellettuali, ma senza languori, appare come un'apologia volta in encomio. In risposta alle critiche a cui Pericle era stato sottoposto sia per le spese che aveva fatto sostenere alla città, per la costruzione di monumenti, penso ai monumenti dell'acropoli naturalmente, sia per la sua vicinanza a personaggi discussi come filosofi e sofisti. Su questi due punti, eh, se questi due punti si possono ricondurre alla propaganda di Pericle, l'esaltazione di Atene, che si procura alleati grazie ai benefici che arreca, e la traduzione in termini politici degli exempla normalmente addotti negli epitafi: l'impegno per la sepoltura degli argivi caduti nell'assedio di Tebbe, i sette contro Tebbe di Eschilo, insomma, e l'aiuto agli Eraclidi perseguitati. Ecco Tucidide 244. Anche per nobiltà d'animo, siamo all'opposto rispetto ai più. Noi non stringiamo le nostre amicizie per ricavarne vantaggi. Siamo noi piuttosto a procurarne. Il favore del benefattore è sempre più costante, perché un comportamento benevolo garantisce per sempre la dovuta riconoscenza. E veniamo al confronto con Platone. Per comprendere meglio Tucidide è utile il confronto con il menesseno di Platone, dove la storia viene forzata ben oltre i limiti consueti. Per esempio, l'affermazione per cui gli Ateniesi sono imbattuti dai loro nemici, con riferimento agli Spartani e ai loro alleati, è forse il limite estremo a cui ci si può spingere. Gli Ateniesi avevano perso la guerra del Peloponneso, come è noto. Come Tucidide affermava di riferire le parole di Pericle, o almeno la sostanza del suo pensiero, Socrate si vanta ironicamente di riprodurre un discorso di Aspasia scritto per Pericle. Quella di Platone non è una distorsione comica, come pure si è detto, ma una esemplificazione del modo in cui l'argomentazione del logos epitafios segue regole diverse dal procedimento dialettico messo in atto da, da Socrate e Platone. Tucidide dice la sua verità sulla propaganda di Pericle. In poche parole, mutatis mutandis, l'epitafio è il menesteno di Tucidide. In questo modo intendo ribaltare il dibattito tradizionale sui rapporti tra i due epitafi, il cui nodo è se Platone sta parodiando o no Tucidide. Tucidide riscrive un epitafio, attribuendolo a Periche. Platone fa lo stesso, ma come di consueto confonde le carte, introducendo un intermediario, Aspasia, presentata addirittura come la maestra di retorica di Periche. E forse ma la questione non è decisiva giocando anche con l'epitafio Tucidideo. ecco qui leggo in traduzione questo passo di mio forse nulla però anche ieri udì da spasia un elogio funebre su questi morti ella come te aveva saputo che gli atenesi dovevano scegliere un oratore e allora mespose quel che conveniva dire hm, oia Deoi Legein, confrontate il Tucidideo Tadeonta e i del passo programmatico, un po' improvvisando, un po' perché c'era preparata, mettendo insieme brani di quel discorso funebre che Pericle pronunciò, ma che secondo me fu composto da lei. Ora un segnale potrebbe essere proprio il motivo della scelta dell'oratore nell'epitafio di Pericle in 234 si dice che fu scelto per tenere l'orazione funebre Pericle, figlio di Santippo, erete legein, e nel Menesseno si dice che la bulè mellei airestai, sta per scegliere, ostis erei, eccetera, eccetera. Colui che pronunzierà appunto l'elogio funebre. Il procedimento di Aspasia, che mette insieme i resti di discorsi composti per Pericle, ricorda quello degli storici, che mettono insieme affermazioni proposte in più discorsi dai vari uomini politici. Una tecnica, come ho detto, da tempo riconosciuta nei discorsi Tucididei. In qualche modo, Platone smaschera in un colpo solo sia i politici ateniesi e il modo in cui componevano i discorsi. Sia Tucidide e la tecnica di composizione dei discorsi in storiografia. Il Menesseno, che tante difficoltà ha provocato agli interpreti moderni, appare in questa luce come un dialogo sul discorso pubblico e sulle sue caratteristiche: nel quale, peraltro, i discorsi effettivamente pronunciati possono essere affiancati sia da quelli fittizi, come sono forse alcuni dei nostri epitafi. Sia dai discorsi presenti nelle opere di storia. Siamo di fronte, come ho detto prima, allo smascheramento di un processo di enunciazione della verità diverso da quello dialettico messo in atto da Socrate e Platone. Il tema del discorso pubblico in questa fase della storia ateniese è decisivo. Basti pensare a Isocrate e alla sua formazione dell'oratore, fondata su varie tipologie di discorso pubblico fittizio. Ora, nell'epitafio si possono cogliere alcuni segnali che riportano alla arcaiologia e al proemio, in particolare al passo programmatico. Eh, il primo passo è 235-2, perché è davvero difficile, quando è arduo persino, dare solidi basi al concetto che ognuno ha della verità, trovare nel proprio dire la giusta misura. Poiché se chi ascolta è stato testimone dei fatti e nutre sentimenti di benevolenza, si può pensare che gli argomenti esposti non rendano un merito adeguato a quel che egli sa e vorrebbe. A chi invece non sappia come sono andate le cose, può essere indotto, chi invece non sappia come sono andate le cose può essere indotto dall'invidia, se ciò che ascolta è al di là delle sue forze, a credere che nell'elogio vi sia delle esagerazioni. E qui naturalmente per eh, il tema della dell'aleteia c'è il passo eh, successivo, 1.23. Ecco, i più prendono alla reggera la ricerca della verità, e zetesi stess aleteias. E invece per il tema eh, della benevolenza e per quello della memoria, se nel passo programmatico c'è un riferimento che io trovo... Interessante. 1.22.3. Trovare i fatti è stato faticoso, dal momento che coloro i quali erano stati testimoni di ciascun avvenimento non davano la stessa versione degli stessi eventi, ma in ognuno interferivano il favore per una delle due parti, nonché la difficoltà di ricordare a distanza di tempo. Os Ecateron Tis E Unoias e Nemes Ecoi. Il passo dell'Epitafio appunto richiama 1.22.3 con Eunoia e Mneme. L'ascoltatore che conosce i fatti ed è benevolo è portato a giudicare ehm, la narrazione delle gesta inferiore a quello che vorrebbe ascoltare. Eh, viceversa, l'ascoltatore che non ha fatto esperienza di quei fatti può considerare la narrazione esagerata per eccesso. Insomma, la riflessione di Pericle è parallela a quella dello storico, che sta ricostruendo e raccontando i fatti. E la doquesis tes aleteias è parallela, anche se di grado inferiore, alla zetesis tes aleteias di 1.23. Diverso è il punto di vista, da una parte quello dei testimoni ascoltati dallo storico, dall'altra quello degli ascoltatori del discorso. Inoltre, il mito dell'autoctonia evocato in 236.1 richiama 125, l'abbiamo visto, ma la stessa scelta di concentrarsi sulle vicende della propria generazione richiama l'articolazione di fondo con ta pro auton caita eti palaitera, le vicende precedenti a queste e quelle ancora più antiche. Questa articolazione cronologica appunto, potrebbe rinviare a un'idea diffusa. Eh, e qui eh, ho riportato alcuni testi. Ehm, Tucidia 236 si riferisce appunto al periodo di massima espansione dell'impero e alla preparazione pareschewasamen wasamen alla guerra. Per la preparazione alla guerra mi riferisco all'esordio dell'opera di Tucidia 111. Tecmairomenos oti akmazon teesan e sautonan foteroi paraschewete pase lo arguiva dal fatto che entrambi affrontavano la guerra mentre erano al culmine delle loro forze in ogni settore dell'apparato bellico. e anche sempre sul tema della preparazione. 118:3: si addestrarono egregiamente, eh, viene tradotto pareskeuasanto, si preparavano, si prepararono. Oh, per l'articolazione la, temporale, adesso non vado ad approfondire tutti i riferimenti, eh, eh, oltre a 113 eh, ci sono dei passi di Aristofane, Lisistrata, eh, Lisistrata 652-655, e eh, vespe e uccelli eh, in particolare. Eh, il, ver il passo degli uccelli, lo cito nella traduzione di Mastro Marco, verso lacrime sull'indolenza dei miei padri che ai miei tempi hanno dissipato questi onori ereditati dagli avi. Eh, gli avi, naturalmente, i progonoi e i pateres e mon, e poi la generazione attuale. La tripartizione, insomma, era presente anche altrove. Infine, L'utilità per la folla di concittadini e stranieri rinvia 122.4. Eh, Tucidide nell'Epitafio afferma: prima di ogni altra cosa voglio invece esporre quali principi ispiratori ci abbiano mosse per giungere a, qua, a tanto, sotto quale forma di governo e con quale modo di vivere sia nata la nostra potenza. Solo dopo passerò a rendere l'elogio ai caduti poiché ritengo che l'occasione sia particolarmente adatta per affrontare questi argomenti e che sia utile farli intendere a tutta la folla di cittadini e di stranieri che si è radunata. Si può confrontare questo passo con 239.1, sempre nell'epitafio, non accade che decretando l'espulsione degli stranieri allontaniamo qualcuno da un'occasione di, app di apprendimento e poi ancora 234. Eh, nel paragrafo che introduce l'epitafio, eh, chiunque lo voglia, cittadino o straniero può seguire il, suo, il funerale e eh, tutto questo può essere confrontato con il passo programmatico e in particolare con l'aggettivo ofelima che indica appunto l'utilità. A me però basterà il fatto che lo ritengano utile quanti vorranno vedere con precisione i fatti passati e orientarsi di fronte agli eventi quando stiano per verificarsi uguali o simili in ragione della natura umana. Questo intreccio di riferimenti può essere considerato casuale o essere semplicemente il prodotto della scrittura di Tucidide, mi domando. Non lo credo, perché il livello dei riferimenti non è riconducibile soltanto alla lexis, allo stile, si tratta di nodi concettuali importanti che ritornano su due piani separati ma connessi: quello dell'opera dello storico e quello dell'opera dell'uomo politico. È vano domandarsi se sia Pericle che presta concetti a Tucidide o Tucidide che ne presta a Pericle. Quello che abbiamo davanti è il Pericle di Tucidide, come il Socrate dei dialoghi platonici e il Socrate di Platone. Un parallelo interessante è costituito da un passo di Polibio, siamo nel dodicesimo libro. Eh, Polibio sta criticando Timeo per i eh, discorsi inseriti nella sua opera eh, e dice, leggo solo l'ultima parte, ma in ogni circostanza esporre in modo inutile e inopportuno tutte le argomentazioni possibili, come fa Timeo che in ogni occasione va alla ricerca di argomentazioni, è un procedimento del tutto irrealistico, bambinesco e scolastico, e ad un sol tempo è stato causa per molti politici di insuccesso e di disprezzo. Eh, a proposito di questo testo, gli interpreti si sono divisi. Alcune indicazioni sono rivolte allo storico, altre manifestamente al politico, ma alcune sembrano rivolte sia agli storici sia ai politici. Rinvio al commento di Wolbenk per questo testo. Polibio tende a sovrapporre le due figure dello storico e dell'attore della storia per dimostrare che l'esperienza politica e militare è indispensabile per lo storico. Ora eh, mi avvio a concludere. L'ultimo abuso di Tucidide, per così dire, eh, è relativo a, a quella che poi non è stata approvata, a quella costituzione dell'Unione Europea, che non è mai stata approvata e il cui testo era stato, era stato diffuso nel maggio del 2003. Eh, in, eh, si citava nella Costituzione europea un passo dell'epitacchio di Perichia. La nostra Costituzione è chiamata democrazia perché il potere è nelle mani non di una minoranza, ma del popolo intero. Questo testo nasce sia da preoccupazioni politiche contingenti si, da traduzioni inglesi come quella di Geoet, per esempio, eh, the administration is in the hands of the many and not of the few. Traduce, traduce Si chiama democrazia, questa è la traduzione di Mariella Cagnetta, perché nell'amministrare si qualifica non rispetto ai pochi ma alla maggioranza. Ora, per quale motivo in queste parole che erano state inserite nella uh, bozza di Costituzione dell'Unione Europea si toglie il principio di maggioranza? Perché i grandi paesi non volevano che piccoli paesi più numerosi contassero più di loro. La mia esegesi 237.1 è per la prima parte del passo nella linea della traduzione commentata di Luciano Canfora, che aggiunge una considerazione su un punto molto controverso, il rapporto tra la definizione della democrazia di 237.1 e la libertà evocata in 237.1. Leggo Canfora. La, la parola che adoperiamo per definire il nostro sistema politico, e qui commenta Canfora, ovviamente è modernistico e sbagliato rendere la parola politeia con Costituzione, e ha perfettamente ragione, è democrazia. Per il fatto che nell'amministrazione, la parola adoperata è appunto oikein, esso si qualifica non rispetto ai pochi, ma rispetto alla maggioranza. Dunque non c'entra il potere e tantomeno il popolo intero. Pericle prosegue, però nelle controversie private attribuiamo a ciascuno uguale peso e comunque nella nostra vita pubblica vige la libertà. Si può sofisticare quanto si vuole, ma la sostanza è che Pericle pone in antitesi, in antitesi democrazia e libertà. Questo dice Luciano Canfora. Ora, Canfora ritiene che la definizione in cui si offre la sezione in cui si offre la definizione di democrazia e del principio di isonomia, caionoma mendi atoma es, es, eh, es oligus all'espleionas oicain, eccetera si è in voluta contrapposizione con l'enunciato di 237.2 Eleuteros de ta, te prosto non politei uomen, eccetera, in cui si sostiene che la libertà nella sfera del privato restano garantite. Questa esegesi pone un problema, naturalmente, perché tra la celebre definizione della democrazia e Eleuteros de, eccetera, vi sono altre pro mh, proposizioni. Metesti de catamentus nomus prosta idia diafora apora pasito ison, catadete naxiosino sentò eudochimei, uc apomerus totepleon, eh, topleon estacoina e aretes protimatae, eccetera, eccetera. Dopo queste proposizioni segue eleuteros de eh, taprostocoinon politeuco. Che vi sia un'opposizione tra democrazia e libertà non può quindi essere dato per scontato. E occorre approfondire il passo di Deco. Esaminiamo ora un'esegete alternativa completamente opposta a quella di Canfora. Su questo punto, Domenico Musti sottolinea, e cito Musti, che la stessa idea di eleuteria, libertà, evocata dall'eleuteros de poco dopo, non viene messa affatto da Pericle in contrasto con la democrazia. La sua traduzione commentata di 2.37.2 merita di essere riportata, e la leggo ma liberamente. Il de significa che questa è una libertà prospettata come correttiva degli impedimenti che altrimenti esisterebbero nella condizione sociale e che quindi a livello dell'esercizio politico stabilisce le condizioni dell'uguaglianza. Amministriamo il politico senza aver in ira il vicino, se fa qualcosa a suo piacimento e senza un reciproco sospetto sulle nostre pratiche quotidiane. Contro il sospetto e l'invidia qui opera una teoria economico-sociale della non invidia, commenta Musti. E ancora, e così il De, di Eleuteros De, si oppone a Checolutai che immediatamente precede per negarlo. Nessuno è impedito dalla eventuale oscurità del personale axioma, ruolo sociale, nell'esercitare politicamente i suoi diritti. Fine della citazione di Musti. Il nodo a livello ideologico è decisivo. Se la democrazia si oppone alla libertà, secondo l'esegesi di Campora, Tucidide fa dire a Pericle che vi è una tensione irrisolta fra le istituzioni della città e la libertà di cui godono i cittadini. È facile comprendere quanto sia importante la questione, non solo per i tempi di Tucidide, ma anche per noi. Chi detiene le ricchezze può goderne in totale libertà o è sottoposto ai vincoli legati al superiore interesse collettivo? Oggi, con il predominio dell'economia sulla politica, ha vinto l'idea dell'uso libero delle ricchezze, non vincolato dalle esigenze della collettività e non limitato in alcun modo per consentire a tutti di esercitare la propria libertà. Personalmente condivido l'idea per cui la mia libertà termina dove inizia la libertà dell'altro e di conseguenza la necessità che la libertà sia regolamentata, che insomma sia la politica e non l'arbitrio dei singoli, o peggio l'interesse personale, la legge del profitto, a determinare le scelte della comunità. Ma come filologi dobbiamo domandarci se Tucidide intendeva dire qualcosa del genere. Per chi conosce la storia della filologia e anche quella della teologia, non appare strano che l'interpretazione di una particella come de possa rivelarsi decisiva. Tutti conoscono le conseguenze della congiunzione enclitica que nel qui ex patre figlioque procedit del credo cattolico. In questo caso il de di Eleuteros de viene inteso da canfora in opposizione alla definizione di democrazia e al principio di isonomia. Mentre Pumusti lo intende in opposizione al che che procede l'Euteros de. Propongo un'interpretazione diversa, da tutte e due quelle che ho riferito. Nel passo si susseguono varie proposizioni, la cui sequenza è scandita da una serie di de, che non sono oppositivi, ma segnalano l'aggiunta di un nuovo tema, di un nuovo argomento, li trovate evidenziati in grassetto e sottolineato nel testo, c'è un primo men e poi una sequenza di de. La traduzione eh, che ho riportato di Mariella Cagnetta in realtà dà al de di Eleuteros de eh, un valore oppositivo, la nostra tuttavia è una vita libera. Eh, la conferma dell'esegesi che ho proposto viene anche dal parallelismo strutturale tra eleuteros de e Anepactos de, con l'avverbio in prima posizione. La sequenza di questi tre de deve essere collegata con il men della definizione della democrazia. La funzione di tre de è continuativa, qui mi riferisco eh, per questo termine continuativa a Greek Particles di Denniston. Un uso questo ben attestato nelle narrazioni, a scandire azioni poste in successione. Il valore strutturante in senso sintattico dei de presenti in questo passo è confermato dal fatto che all'interno di 237.2 si trova un de, ma questa volta coordinato con un men, e che al principio del periodo successivo si incontra un nuovo de, ma anche in questo caso coordinato con un men. Eh, insomma, dove è presente il valore oppositivo, in genere le due particelle sono molto vicine e l'opposizione è chiaramente identificabile. Insomma, su questo punto non riesco a condividere l'opinione di due maestri come Domenico Musti e Luciano Campo, ma entrambi hanno messo in luce dei nodi problematici decisivi, sotto il profilo, eh, sia sotto il profilo dell'interpretazione dei testi, sia sotto quello della storia delle idee politiche. In particolare la difficile conciliazione delle istituzioni, non solo quelle democratiche, con la libertà. Un nodo che gli stessi ateniesi dell'epoca di Pericle dovevano sentire come decisivo. Se è vero che gli aristocratici andavano in tracia per provare l'ebbrezza di vivere da principi omerici, senza i limiti imposti dalle istituzioni della loro città. Io ho terminato e vi ringrazio. Spero di non essere stato troppo lungo. Grazie mille, grazie eh, professor Nicolai. Eh, è stato veramente una, una, un bellissimo testo, una bellissima discussione, eh, ma per essere sincero, tante informazioni, sì, ho provato di, <ride> di prendere qualcosa qui. Uh, e adesso abbiamo, diciamo, 20 minuti più o meno per una discussione, vediamo. Benissimo. E, sì, abbiamo fino alle 11.30. Non so, benissimo. E, sì, per te no, non è 11:00. No, va bene. Eh, no, no, per me sono, eh. sono le 16.30. Ah, va bene. No. no, no, va benissimo, non ci sono problemi. 5 ore, no? 5 sì. ore di risposta perfetto sì ho, ho fatto qui qualche appunti però vediamo se eh, eh, appuntamenti però vediamo se, 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 uh, se nel chat c'è qualcosa <coughs> Uh, sì, vediamo, uh, uh, mentre le persone magari uh, scrivono qualcosa, io faccio le mie. Uh, ho pensato prima quando hai, uh, hai detto sulla tradizione poetica uh, arcaica, nell'inizio del testo. È una, una, una breve questione no? e non mi ricordo, scusa se no, per, per la, la, la ignoranza, però è, per caso c'è una, una tradizione poetica, uh, mi vedi? Sì, sì, ti vedo, ti vedo. Sì, perché no, non sto. Ah, c'è un, uh, un piccolo delay della de Ah, è possibile. Sì, eh, la tradizione poetica dei caduti, diciamo, c'è una, una tradizione della, um, arcaica? E, e com'è questa tra tradizione? Non mi ricordo perfettamente. Dunque, eh, la tradizione arcaica è quella del trenos, del canto funebre per i caduti? Che è una tradizione che è stata recentemente indagata in un bellissimo libro di Riccardo Palmisciano eh, sul, sul tema appunto del lamento rituale del lamento funebre, eh, recupero eh, rapidamente il, eh, il titolo del libro di Palmisciano che è veramente un bel riferimento. Eh, eh, ecco il titolo dialoghi per voce sola la cultura del lamento funebre eh, nella Grecia antica eh, questo è un bel libro eh, che segnalo su questo tema il trenos purtroppo noi di mh, questo genere lirico arcaico non lo conosciamo troppo bene perché eh, abbiamo qualche esempio nel corpus di Simonide ma come è noto, molto è perduto di questi autori. E quindi mh, è un genere di cui sappiamo abbastanza poco. Ecco, eh, ci sono delle tracce, eh, e poi ci sono ovviamente gli studi degli antropologi eh, a cui fa riferimento lo stesso Palmisciano. In particolare, segnalo lo studio di un antropologo italiano molto bravo che è Ernesto De Martino, eh, Morte e Pianto Rituale. Eh, però, appunto, il lamento funebre poetico lo conosciamo in maniera parziale, ecco. Ok, eh, perché io no, no, non conoscevo, no, no, non mi ricordavo. No, 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 credo che non avevo mai parlato, ma no, non sapevo, e, uh, sì, un'altra piccola questione già. Mm. Ce l'abbiamo qualcosa sul chat, però un'altra piccola questione mia è sul Menessone di Platone, anche ho fatto qualche annotazione qui. E, 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 e certo, si dice di solito no, che uh, il Menessone è come una parodia no, di quello di, di, di Tucidide. Ma non mi ricordo perché si dice questo e, in, e, e se. se in che misura no, no, non si può dire propriamente che sia una parodia? Um, sì. lo, ho capito che, eh, certo, sì, sono, sono logos eh, molti, logoi molti diversi, no? quello socratico e quello dell'Epitafio. Però, cosa si può dire su questo de, della questione della parodia? Sì, dunque, eh, l'idea che il Menesseno, l'epitafio contenuto nel Menessene di Platone sia una parodia di Epitafio, è eh, una vecchia teoria, secondo me non corretta, nel senso che mh, Platone non è uno scrittore umoristico. Platone sta ponendo un problema molto serio lì eh, nel Menesseno, che è il problema del discorso pubblico. Cioè eh, fa vedere come si forma un discorso pubblico eh, attraverso questa scena di Menesseno che dialoga con Socrate all'inizio, come si forma un discorso pubblico e parallelamente eh, come questo discorso pubblico abbia degli intrinseci motivi di debolezza, perché questo discorso pubblico non mira al raggiungimento di una conoscenza come il dialogo, Socratico, ma mira alla persuasione attraverso l'uso di argomenti tradizionali più o meno rimaneggiati. E, 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 è un tema molto interessante, questo perché il menessere in questo modo si può allineare ad altri discorsi in cui Platone diciamo, mette nel mirino, cerca di osservare. Altri generi, per esempio io penso al Fedro, con la discussione che viene proposta sul eh, discorso di Lisia su Eros, che è un discorso epidittico, eh, dimostrativo su, su Eros, e, e eh, la replica poi di Socrate, cioè è un altro modo per affrontare una tipologia di discorso. Che non è un discorso pubblico, naturalmente, come il Logos Epitafios, è un altro genere di discorso, ma, ehm, eh, appunto, Platone eh, analizza col suo metodo, che è il metodo del, eh, del Logos Socraticos, eh, analizza questi generi di discorso e in qualche modo li problematizza, cioè li, li trasforma in un oggetto di discussione, ecco. Eh, questo è un po' la mia idea del rapporto che c'è tra il Menesseno e eh, l'Epitafio di Pericle. Non escludo che Tucidide conoscesse Platone, è probabile che, lo conosce che Platone conoscesse Tucidide, scusate, eh, è probabile che lo conoscesse, potrebbe anche in questo caso aver messo diciamo, in dubbio i metodi con cui Tucidide costruiva i suoi discorsi. Questo sì. Sì. Va bene, ok, capito. E vediamo qui, ci sono due questioni, no? si sì, tito e storti. Volevo sì. chiedere che cosa ne pensa della presunta proposizione di ideali aristocratici in forma democratica. È sì. Apple. Sì, certo, certo. Eh, questo, eh, io ho parlato di ideali aristocratici, mh, soprattutto a proposito delle ideali e forme, diciamo tipiche, dell'autocelebrazione autocelebrazione dell'aristocrazia, a proposito della uh, creazione del genere del logos epitaphios che assorbe in sé delle forme cerimoniali e rituali che erano proprie. Dei funerali degli aristocratici. Eh, il eh, riferimento eh, che fa Tito Storti al, eh, al termine aretè, naturalmente, in particolare all'aretè, eh, apomerus, eh, aretes, eh, nel, in Tucidide 2:37-2, eh, è un riferimento che naturalmente è pertinente diciamo un'altra questione cioè alla questione eh, del eh, riprendo un momento il testo il testo di tucidide che ho qui davanti ehm, ecco per esempio Mariella Cagnetta traduce lo stato sociale di origine ehm, ma appunto Uh, topleon e o capomerus topleonestacuinae e aretes protimata. Ora il meros è la parte di eh, lo status, appunto, sociale da cui si proviene. Eh, la l'arete e eh, l'arete non è il più l'arete dell'aristocratico, eh, dell è l'arete del cittadino, è un'arete Diciamo così, mh, oplitica per certi versi, in cui i cittadini in battaglia hanno tutti lo stesso valore se stanno in fila, in ordine. Eh, non è valorizzato più il eh, comportamento del singolo quanto quello della collettività. Tanto che nei logo epitafioi non si nominano i eh, cittadini particolarmente valorosi, non si fanno nomi. E l'eccezione è proprio l'epitafio di Peride, che tra l'altro è un altro testo sospettato di essere posteriore, cioè di essere un'esercitazione retorica. E nell'epitafio di Peride si esalta la figura del comandante Leostene in un modo che non ha paralleli negli altri, negli altri epitafi. Per cui ehm, è una retà diversa quella che, eh, di cui Tucidide parla in 237.2. Non è l'arete dell'aristocratico che appunto è apomerus, è, è l'arete che eh, nasce dal eh, comportamento corretto e valoroso del cittadino allineato con gli altri, per così dire. Eh, abbiamo anche una domanda qui in portoghese proverò di fare la, la traduzione. Sì, eh, Bruna Ribeiro Martins eh, vuole sapere eh, domandare rispetto alla svalorazione del genere epidico nel nesso di Platone, eh, già chi la disputa le concezioni no? sì. eh, della verità e come questo appare nel campo politico. Sì, eh, dunque il, il nodo secondo me è questo, che eh, nel menesseno di Platone eh, indubbiamente viene messo al centro dell'interesse un discorso di tipo epidittico che è il Logos Epitafios. Viene messo al centro dell'interesse e eh, credo che eh, sia... Eh, particolarmente importante la cornice introduttiva con cui Socrate eh, introduce, introduce il passo del testo dell'epitafio. Eh, lo, lo riprendo un momento eh, perché eh, ecco, quando eh, dice appunto che eh, alcune cose eh, aspasia le ha espos, esposte ectu para crema cioè eh, Martini traduce un po' improvvisando eh, dicendo quel che conveniva dire oia deui Legain. leghein tade proterone schemene altre preparate in precedenza Preparate quando? Quando aveva scritto il discorso epitafio che poi aveva pronunciato Pericle. E poi è anche interessante, dove nella parte finale, perilemmata atta ex echeno sun collosa, cioè mettendo insieme dei brani da quel discorso. cioè eh, in pratica Platone sta mostrando attraverso attraverso il eh, discorso di Socrate sta mostrando come venivano composti i discorsi pubblici e il Logos Epitapius che è un discorso afferente nella teoria posteriore naturalmente quella aristotelica al genere epidittico eh, quindi la svalutazione del, del, del logos, logos epitafios e del discorso epilittico passa attraverso un'analisi delle forme della composizione, in primo luogo. In secondo luogo, eh, passa attraverso una, mh, diciamo, eh, la proposizione di un discorso, quello appunto contenuto nel Menesseno. Nel quale certi argomenti tradizionali sono fortemente esagerati. La lode di Atene è portata all'eccesso, Atene che non è mai stata sconfitta, per esempio, è un'esagerazione, ovviamente. Eh, quindi eh, credo che eh, sia sì, da una parte svalutato il Logos Epidapsus, ma soprattutto sia svalutato. L'operato dei politici, dei politici, dei retores che componevano questi discorsi. Ecco, spero di aver risposto un po' alla domanda. Che è una domanda molto interessante, la ringrazio. Si, sì, vediamo cosa, eh, se Bruna, ok, eh, per la risposta. <coughs> Ah, uh, vediamo se c'è qualcosa di più. Mm. Non, so, non lo so, credo. Nessun altro, mai. Ah, sì, Bruna ringrazia. Sì, per la risposta. Sì, lei dice che è molto interessante no? sì, la comunicazione. E, Grazie. e che anche ha pensato in altre domande che no, alt Altre questioni. <ride> altre questioni, no? E, mh, allora, sì, credo che non, non ci sono più. Vediamo, ci sono adesso. 17, una volta ho visto credo che 20 persone, una buona uh, attendance. <ride> e allora, eh, no, eh, io ho pensato tante cose, però no, non ho scritto, magari dopo li, de, ti, ti scrivo eh, meglio su questo certo. testo, voglio leggere ancora. Eh, se, quiser, eh, se qualcun altro vuole il testo posso inviare? O non sì, è un, testo pro, è un testo provvisorio questo, eh, non ah, è un sì, testo okay, definitivo, è un testo provvisorio. Se qualcuno ah, sì. lo vuole leggere, naturalmente, eh, tra uh, quelli che hanno assistito oggi al seminario lo può fare, ma è un testo provvisorio. Ah, ok. Non, non è finito, insomma, un lavoro e non so se lo finirò perché, appunto, lavorare sull'epitafio di Pericle è una responsabilità. Eh, eh. sì, troppo grande. Troppo grande. Spero. Allora, professor Nicolai, un'altra volta, grazie mille. Grazie a te, grazie a tutti voi per avermi seguito. Eh, speriamo sì. di vederci in presenza. Sì, sì, come ho detto agli altri, eh, magari il prossimo seminario, il sesto seminario de, tra due anni, vediamo se, o oh, un altro uh, evento, anche un altro workshop. Uh, se possiamo rivederci. E, è stato veramente un grande, grande piacere. Eh, un abbraccio forte. E, e anzitutto sì, la situazione te, della grazie. pandemia. Sì, sì. E anzitutto la situazione della pandemia in tutto il mondo, che sia bene tra poco, no? E... Certo. Speriamo davvero. Ok, un grande abbraccio. Bene.